fare un piatto per ora perché è un più di piedi. Mi sono divertito per l'intervento di Vincenzo. Ferdinando II, gli anni dei primati e del progresso civile. Allora, buonasera a tutti. Sono contento di ritornare in questa bella cittadina per parlare della nostra storia dimenticata, purtroppo. E prima vorrei fare un commento brevissimo a quello che ho detto prima. Era un'abitudine del vecchio Comune quello di girare per qualsiasi motivo, poi per modo di mettere c'è uno dei motivi, di girare per il Regno. Perché girando per il Regno facevano due cose importanti. Uno, andavano a controllare gli intendenti e le altre istituzioni che avevano nominate nelle 22 province in cui si vendeva il Regno delle Due Sicilie. E quindi facevano una specie di controllo con i suoi soldati, con i suoi collaboratori della capitale, controllo amministrativo e di comportamento soprattutto della città. Ma poi in ogni parte dove andava c'era un secondo tempo in cui incontrava la popolazione, che questa cosa è importantissima, non incontrava mai soltanto i notabili, soltanto le autorità, ma poi trovava il mondo in qualche volta uscendo addirittura da solo di sera per parlare con la gente, perché voleva sapere dalla gente se è vero quello che avevano detto le istituzioni di come è stato amministrato il distretto, il comune. E ci saranno tanti di quei problemi che si apriranno poi con le autorità quando questi avranno detto le bugie a rete, che la gente va a denunciare delle magari esagerazioni, dei maltrattamenti che hanno avuto dalle autorità o dagli aristocratici stessi. Quindi è un'importante forma di democrazia che i riformatori portavano avanti in modo costante, e questo è molto importante. Io ho fatto una piccola ricerca perché vorrei introdurre brevemente quello che sto dicendo in modo un po' provocatorio. Ho visto un po' facilmente, ci sono i dati su internet, Torraca, quasi due secoli fa, la popolazione era di 1948 abitanti. Dopo quasi due secoli è di 1300 abitanti. Eppure la popolazione mondiale è aumentata di 7 volte. Questo non è un caso isolato, credo. È un caso però di quasi tutte le cittadine, le città non grandi come Napoli, eccetera, del ex Regno delle Due Sicilie, il cosiddetto Mezzogiorno d'Italia. Ed è una cosa che deve far pensare, perché non è un fatto endemico, non è un fatto provvidenziale, così è successo. No, 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 qua ci sono motivi dietro, facilmente dimostrabili, molto importanti. Già sarebbe molto importante vedere che succede al primo censimento dell'unità italiana, che avviene il 31 dicembre 1861. Lascio alla sagacia di ognuno di voi capire come si possa fare un censimento il 31 dicembre e quindi come fu fatto questo censimento. Ma in questo censimento, che questa è una cosa già molto rilevante, già la popolazione è nettamente diminuita. Non è un fatto irrilevante. Se con il Borbone la popolazione è aumentata costantemente, in un anno quasi in cui sono successe tutte le cose che sappiamo, da Garibaldi a Vittorio Emanuele che sono venuti in questa zona, soltanto a Torraca sono scomparse 400-500 persone. E questo si vede in tutti i comuni di qua. C'è uno shock democratico che non riguarda assolutamente persone che sono andate altrove. In questo mondo, in quant'altro mondo sono andato. Cioè c'è stata una sanguinaria repressione subito dopo l'arrivo di Garibaldi e fino all'unità italiana, il cosiddetto brigantaggio, che incomincia in maniera lenta. Io una volta ho
ho contestato chi diceva che i brigantaggi erano una guerra civile. Non è una guerra civile, perché è cominciata prima della Costituzione d'Italia. Appena è arrivato questo piede, in Sicilia, la Sicilia è in sottofondo Garibaldi, e questo è continuato prima dell'unità italiana. Allora la guerra civile si apre con uno Stato che esiste, avviene all'interno una rivolta, una guerra. Invece poi è venuto prima dello Stato esisteva ed è continuato dopo. Quindi questi sono i motivi importanti che fanno capire perché c'è stato questo crollo democratico nel 1861 a fine anno e poi perché c'è stato il crollo democratico dopo. Guardate che per capire bisogna un po' andare agli archivi e guardare le cose come stanno. Non possiamo starci a leggere i libri che facevano 50 anni circa nelle scuole elementari come nelle università. Assolutamente no. Perché lì si parla di miseria endemica delle popolazioni e questo non è affatto vero. Tutti gli scrittori che hanno messo queste cose hanno descritto la situazione del sud Italia dopo l'unità, negli anni 70, 80 dell'Ottocento, dopo che loro avevano costretto a diventare poveri e miserabili. E hanno detto che era una cosa che riguardava anche i popoli. Secondo, il grande analfabetismo che c'era da queste parti perché i Borbone trattavano la gente come fosse animale, inventato completamente. C'erano più scuole qua che in tutta l'Italia che si insegna. Eppure si parla ancora di queste cose. Perché? Potete andare a guardare perché sappiate che in un modo o in un altro per un ventennio qui non si aprono più scuole elementari. Non fu possibile mandare i figli a scuola. E poi fecero le statistiche e dissero che eravamo analfabeti. Grazie, le scuole chiuse, per forza si diventa analfabeti. E ancora, si disse che per più tantaggio, dicevo prima, cioè l'insorgenza della popolazione per il secondo valore gerarchico, come ha detto prima Claudio, la patria, che era stata invasa, era un fatto addirittura di criminalità secolare che esisteva da questa data. Non è affatto così. E la chiamata in armi del popolo quando il re non è capace più di guidare una reazione per la patria invasa. Tutte queste cose fanno capire che c'è stato un insieme di bugie fatte subito dopo l'unità italiana che ha portato le cose che stiamo dicendo. Ha portato soprattutto una cosa che va bene sempre perché è fondamentale. Non c'è nessuna immigrazione con i borboni dopo l'unità italiana e dopo che è finita la guerra di brigantaggio è incominciata la grandissima emigrazione dei meridionali per cercare fortuna all'estero. Cosa che non è mai accaduto? Perché non è mai accaduto? Perché stavano bene nella loro terra, ecco, questa è una cosa importante. E allora mi collego al tema che non potrò sviluppare come vedete. Con Ferdinando II ci sono una serie di primati civili, economici e sociali che nemmeno potevo immaginare che si riusciva a realizzare in questo regno dopo circa 120 anni di dinastia borbonica. Me ne ricordo soltanto che è molto sfizioso, come diciamo a Napoli. 1832 c'è il primo decreto per la raccolta differenziata della capitale. Primo decreto al mondo di raccolta differenziata, voi capite a che livello stavamo. Oggi ci facciamo tanto il merito. 1832 all'anno si faceva. Ah, poi dopo tutto l'Italia e non si è fatto più niente. D'accordo. Allora questi primati significava che c'era un livello di ricerca e di produzione altissimo da noi. E quindi non c'era bisogno di andare a cercare fortuna all'estero, tanto bene che gli stranieri venivano qua a lavorare e venivano i imprenditori stranieri venivano qua a investire, perché era il regno più tranquillo, più sicuro e più ricco di risorse umane e materiali che esistesse in Europa. E quindi non c'era un'altra cosa importantissima, la questione meridionale che ci hanno affibbiato dal 1861 in poi e non poteva esistere se tutti stavano bene o benino nella loro casa. Qui si riusciva a vivere tutti quanti tranquillamente i 1948 abitanti del 1832. E allora questo significa che erano anni di progresso civile. Ecco perché non si è negato.
Allora che vuol dire che dopo invece siamo diventati dei grandi per antonomasia? Che l'Italia ha messo in condizione queste zone di non poter più produrre, di non poter più campare nella propria casa. Gli abitanti di Torlaca, dopo secoli e secoli in cui abitavano qua, sono stati costretti ad andarsene. E questo è un fatto che mi incuoce, che mi fa star male, quando penso che ancora oggi noi siamo indifferenti, perché abituati a questo andazzo, guardando i nostri ragazzini che devono essere diventare anche laureati e poi partire per il nord, partire per l'estero e impoverire ancora di più queste zone. Questa è una vergogna in vita, che noi che siamo zitti di fronte a queste cose di danno. La storia serve a questo, a capire chi ci ha messo in queste condizioni e come uscirne. E non possiamo parlare di cose belle, di cose spettacolari, di cose sorpassate. No, noi dobbiamo parlare di che cosa ci è successo a noi dal 1962 in poi. E perché ancora oggi siamo costretti a non poter vivere nella nostra terra. Guardate che siamo sul bordo di un precipizio ormai, quella della mia età tra poco se ne andranno, quelli dei giovani se ne andranno, per fortuna però sempre sulla faccia della terra, ma qui non rimarrà più nessuno. Quanti paesi del sud danno le case a un euro? Ma voi vedete quello dove siamo arrivati? Ma dove stanno gli abitanti? Dove stanno gli abitanti di questa casa che è stata qua? Ma nessuno si chiede di queste cose qua, con che coraggio noi andiamo avanti tranquilli quando ci sono la maggior parte degli abitanti del sud sta sparso per il mondo a causa della nostra inerzia, della nostra ignoranza, della storia, della nostra acquiescenza di quello che ci dicono, dovete fare così, voi dovete sempre migrare. Quando mai abbiamo sempre migrato? Dal 1962 lo facciamo. Lo facciamo perché è stata fatta male questa unità italiana e sarebbe ora veramente di farla diversamente. Vi ringrazio.